Ciao ragazzi, allora parte il mio vlog in maniera un pochino diversa dallo scorso. Ovviamente anche questo vlog voglio farlo per lasciarvi l'esperienza che farò in questa competizione a Budapest. Non so come andrà a finire, mi voglio rimettere in gioco. Questa gara ho cambiato completamente strategia da tutte le altre gare. Ho provato per la prima volta in vita mia a fare una zero carbo, quindi prendere soltanto i carboidrati dalle verdure, quindi broccoli, un po' dell'avocado, eccetera, eccetera, ma senza utilizzare carboidrati come riso, gallette, eccetera, eccetera. È un esperimento che voglio fare, è una prova che voglio fare. Con mio stupore ho notato che comunque la risposta a questa metodologia non è stata poi male. Inaspettatamente il muscolo rimane anche piuttosto pieno e ovviamente i carichi non sono gli stessi, giustamente, però l'impatto sul muscolo non lo sento poi così negativo. Racconterò passo passo quello che andrò a fare. In questi 10-12 giorni di zero carbo ho postato qualche mio pasto sul mio canale social. Inaspettatamente non ho perso il peso che speravo di perdere, quindi anche qui farò fatica come l'altra volta a rientrare nel peso. Sono sempre sui 100 kg. Quindi gli ultimi 2 kg sono sempre un po' sofferti, anche se pensavo che a zero carbo sarei comunque calato molto più calato notevolmente, così non è stato. Ovviamente anche la tiroide un po' ne risente, non avendo carboidrati tende a spegnersi, quindi sarà anche questa la motivazione per il quale sto facendo fatica a perdere peso, quindi dovrò gestire tutto bene verso la fine. Sto bevendo tanto, sto salando, niente, questo è un po' il succo del discorso. Quindi ragazzi, io vi lascio a quello che verrà, chiudo qui questa breve introduzione. Ragazzi, a presto. Ragazzi, sono gran giorno della partenza, sono qui nel mio studio a fare la pesa. Da 6 e 9 ragazzi, colazione, si parte. Eccoci qui ragazzi, aeroporto di Bologna. Allora, anche oggi ho deciso di continuare a zero carbo. Ah, una precisazione, sono un po' meno di quello che ho inquadrato sulla bilancia, perché ovviamente avevo la fotocamera e il piedino che 500 grammi pesa, quindi sono leggermente meno di peso. Quindi a questo giro, dato che comunque andrò direttamente a fare la pesata, non mi porterò dietro la bilancia come di solito sono consueto fare, perché tempo di scendere devo andare subito a fare la pesata, quindi direi proprio di esserci, ed è per questo anche che ho deciso di continuare a bere un pochino per continuare a drenare e fare comunque ancora un altro giorno di zero carbo. Sono le 1:30, ho già fatto 3 pasti, 2 di pollo e 1 di uova. Mi sono cucinato per il viaggio 400 grammi di merluzzo che dividerò in 2 pasti, 5 uova intere, ne mangerò 2 intere e 5 bianchi. Quindi ho praticamente altri 3 pasti praticamente pronti, perché penso che la registrazione finisca tardi, non so se riuscirò a trovare un qualcosa di aperto da poter fare la spesa per l'ostello. Quindi di conseguenza mi sono portato anche 500 grammi di avena in fiocco, perché voglio ricaricare con un carboidrato lento. E voglio ricaricare anche poco, perché ho visto che comunque ricaricando poco sono un pochino più contenuto, il punto vita è più stretto. E non voglio gonfiarmi troppo, voglio lasciare una shape più
più sottile possibile, se così si può dire. Quindi ricaricherò pochissimo, dovrò stare attenta perché comunque essendo carboidrati dopo un tempo magari mi vengono delle fami abbastanza importanti, e userò la cannella nell'avena per tenere la glicemia stabile in modo tale da non farmi venire dei picchi insulinici, quindi anche rischio di fame. Ci metterò o riso, crema di riso, adesso valuterò quello che trovo nel supermercato. Ricaricherò con il pollo invece che con il manzo, cioè terrò un po' di pollo invece che il manzo come l'altra volta. Un altro particolare rispetto all'altra volta che mi ero dimenticato di fare, per una settimana non ho toccato addominali in modo tale da tenerli più a cuccia possibile, dato che comunque avendo gli obliqui ipertrofici rischio comunque di tenerli troppo attivi e quindi che si gonfino anch'essi quando vado comunque a ricaricare, eccetera, eccetera. Ho cercato di tenerli più neutri possibile. Ovviamente la cintura durante l'allenamento quasi sempre o sempre, e basta. Questa è una piccola spiegazione di quello che sta succedendo e di quello che ho fatto. Sono arrivato a Budapest, qui è la location per la registrazione. Sono arrivato in anticipo alle 5:30 e la registrazione sarà alle 7 con la pesata. Ragazzi, iscrizione fatta, anche stavolta ce l'ho fatta rientrare nel peso, stavolta l'ho misurato giusto 1,79 ed ero vestito coi pantaloni perché c'era gente, 97,5, quindi sì, ero 97, c'è un chilo di margine ancora, per fortuna. Comincia a mangiare finalmente, ho preso le uova, l'acqua. Qua c'è l'avena portata da casa, un chiocco, mezzo chilo di riso e qui dentro non si vede ma c'è il mio porridge. Allora, check dopo due pasti di ricarica, devo ammettere che dopo 11 giorni di zero carbo, anche con pasti glucidici non abbondantissimi, sento che mi si è alzato molto il livello di insulina e ho cominciato a sudare, mi si è alzata la frequenza cardiaca e non ho tanto gonfiore addominale perché comunque sono abbastanza contenuto, anche se di la verità potevo mangiare un po' meno perché mi immaginavo potesse succedere una cosa del genere. Buongiorno, allora ho dormito abbastanza bene, mi vedo un pochino più scarico di ieri, non ho la bilancia ma secondo me ho perso un chilo, occhio anche per i volumi perché sembra un pochino meno volumizzato, ma va bene, quello che cercavo. La condizione stamattina è buona e adesso faccio un piccolo check, speriamo di riuscire a mantenerla questa condizione. Ieri sera mi vedevo un pochino scarico, ho mangiato un biscotto, 100 grammi, sembra che comunque tutto funzioni bene, funzionato bene. Personalmente, avendo portato un upgrade alla condizione, sono contento. Primo pasto, metà del tortino di avena fatto ieri con cannella, un caffè che penso sarà l'ultimo perché voglio evitare di prenderlo domani, perché ovviamente esagerando può essere che mi crei un po' di sudore, non voglio sudare sul palco. E poi c'ho là in fondo 6 uova che bollono e penso che mangerò solo i bianchi e metterò un cucchiaino di burro d'arachidi lì per almeno il palato. Farò i programmi per i miei ragazzi e oggi alle 4, se non erro, avrò il TAN e proverò a fare un altro video, ovviamente se non c'è troppa gente. Eccoci qua, altro pasto, riso e pollo, non sbagli mai, lasciato un po' al dente, così alza anche meno la glicemia. Farò tutti i pasti uguali così e stasera valuto se fare hamburger e patatine, se
senza salse, senza verdure, e vediamo che effetto fa. Finiti i programmi, altro pasto, come vedete abbastanza scarno. Dopodiché farò un altro piccolo check e andrò a fare l'ultima spesa, che mi manca un po' di pollo per fare l'ultimo pasto. Qua ragazzi sono arrivato alla struttura del Tanne, dove farò anche la gara. Una struttura molto grande, bella, dove fanno anche ovviamente altri tipi di eventi. Thank you. Oggi gareggiano gli Amo, ci sono penso sul palco dei bikini, c'è il Peter Molla, gareggerò contro di lui, che onore. Questo è un backstage un po' differente da quello di Yamamoto, lì farò il colore. E a questo punto non penso che riuscirò a farvi qua in questo posto, ovviamente c'è un'altra volta perché c'è un po' troppa gente, non mi sembra il caso, lo farò quando rientro all'esterno. Allora ragazzi, come promesso, check dopo la prima mano di colore, questa luce è un po' cazzo, ma proverò a posizionare la telecamera qui, che è l'unico posto decente. Vi faccio vedere la mia bella camerina. Sono da solo, questo è l'ostello, io sono in questo loculo qua, sporcherò le lenzuola ancora, tra l'altro in Francia mi hanno chiesto rimborso per lavare le lenzuola. Vabbè. Allora, quindi ho fatto il mio quarto pasto, riso e pollo e un pezzettino piccolo di porridge di avena. Ho fatto tipo tortino, potrei mettere anche piuttosto sfizioso. Comunque, praticamente ho fatto avena, cannella e microonde. Comunque, vabbè, lo spiegherò poi. Allora, vediamo se riesco a starci tutto. Ok. Rilassato frontale, doppio bicipiti, lato, espansione. Double biceps, lato, questa condizione sta reggendo, vediamo cosa succede domani. Stasera, tra condizione, faccio quel famoso panino, due piccoli panini, perché ho visto che qua, senza spostarmi per non stressarmi, anche se è un peccato perché ho visto in macchina che Budapest è una città che meriterebbe di essere visitata, però purtroppo quando si viene qui per competere non si è in vacanza, quindi il tempo è piuttosto limitato e risicato, avrei bisogno di un giorno in più per poter star qua e visitare la città, ma ovviamente ho uno studio da gestire, quindi devo rientrare subito lunedì mattina presto e andare in studio. Ma non è dove devo venire io. Vediamo che cosa hanno qua. Serata caprese. Ma noi siamo qua. Good bar, good burger. È arrivato il mio piccolino. Tiene fritte, enjoy, e la mia birra frizzante.
immancabile sigarino. Niente, ho finito la mia porzione, metto un cazzo di luce, hamburger e patatine, non ho messo salse, zero, e ti dirò, ovviamente fin quando sei lì una cosa che devi imparare è aspettare, perché se noi ci facciamo prendere dalla situazione è normale che ne mangeremmo 8, soprattutto quando stai gareggiando. Allora aspettare un attimo, infatti comunque sto bene, ok, non è che ce ne sarebbero stati altri 3, però se ti fermi un attimo capisci che il tuo corpo gli va bene anche così. Diciamo, anche quando riguardante il pasto libero e mangiamo con foga, mangiando veloce è normale che se ce ne portano dietro l'altro noi ci strafoghiamo. Cercare magari di collegare il cervello in quei momenti e aspettare in modo tale che scenda il cibo e noi possiamo salvare tutto, tra virgolette, salvare. Poi ovvio che se è una giornata particolare lo si fa e basta, ma se noi abbiamo una programmazione, un cheat meal contenuto, abbiamo un pasto libero e non deve essere che ci facciamo una vagonata di roba, quello non è un pasto libero, quello è uno sfondarsi, che è tutt'altra cosa di un pasto libero. Poi c'è chi se lo può permettere, c'è chi no, dobbiamo essere anche coscienziosi e capire i nostri limiti e capire se noi possiamo permettercelo o meno, che il 90%, 99% non se lo potrebbe permettere, però ogni tanto ci sta. Eccoci qua, buongiorno ragazzi, questo è un gran giorno, domenica mattina, devo ancora fare colazione, faccio il check dopo il piccolo cheat meal di ieri sera, non è ancora più attaccata. Che ho notato stavolta dal servizio Protan un'estrema professionalità in più, nel senso che oltre all'utilizzo dello spray utilizzavano anche il rullino per eventuali eccessi di colore. Infatti il colore, anche se ho sudato stanotte, non mi è colato più di tanto. Sì, ha macchiato i vestiti, ma non ha trasudato, ok? E me l'ha messo giusto un velo, quindi non penso che farò la doccia. E una cosa che hanno fatto, finché non ero completamente asciutto, non mi hanno fatto uscire dalla cabina. Questa cosa secondo me ha aiutato tanto il colore a appiccicarsi la pelle. Colazione. Porridge di avena, fiocchi d'avena con cannella, una spolverata di caffè solubile, non troppo perché non voglio prendere caffè, voglio prenderci tanto. 5 uova perché uno esplode, è un rosso, e farò questo pasto e il prossimo è già preparato con riso e pollo. Non c'è posto colazione, avrò l'ultimo pasto tra un'oretta, allora vediamo come siamo messi. Tra 5-6 ore sarò sul palco. Allora, ragazzi, ultimo pasto che farò oggi, riso e pollo. Ci ho messo 2 rossi perché ho finito l'olio d'oliva, ci ho messo un po' di grassi così, e non mi porterò né gallette né miele dietro, voglio evitare di alzare la glicemia prima del pump, del palco, per evitare di sudare,
questa è una strategia che voglio provare ad adottare per vedere se mi aiuta, sai, un po' l'emozione, un po' la glicemia, un po' l'insulina. Cerco di limitare il più possibile le cause che possano influire nella mia perdita di sudore durante il pose. È un'altra piccola prova che faccio. Vedo comunque adesso che sono un pochino più scarico sul petto, è rimasta piena la schiena, le gambe, ma il petto un pochino vedo che ha perso qualcosina, quindi mi concentrerò nel pump sul petto. Sono arrivato qua alla location della gara e vi faccio vedere una cosa che non vi ho fatto vedere ieri, ma la tortura delle torture, qua chi gareggia ha davanti questo bel lavoro qua, panini, dopo la gara potrebbe essere anche utile, guardate qualche roba. Quindi diciamo che volendo, se c'è ancora dopo la gara, si potrebbe già fermarsi e prenderne uno. Ingresso, anche lì ci sono cornetti, brioche, panini, e poi c'è di nuovo l'ingresso. Manca ancora un paio d'ore per me. Seconda passata di Tan. No. Usato del Lette. Dentro rimasto ci siamo. Sì, è andata, anche sto giro niente da fare, prendo rilascio. Penso non ultimo, ma sicuramente non tra i primi sei, quindi un piccolo passo avanti, ma un po' di amaro in bocca come al solito. Proverò a chiedere il feedback, ma a quanto pare è proprio la mia fisicità che ha qualcosa che non va con le classiche, adesso lo vedremo. Io ho aspettato finora per avere il feedback dei giudici, finalmente ho trovato due giudici gentili. Hi bro, see you in see, see you soon. Thank you, bye. Dai. E questo ragazzo che ha appena diventato pro è un vero talento, 26 anni. Comunque, tornando a noi, niente, mi hanno detto di arrivare più in condizione sul back. Hanno detto che tutto il resto andava bene, sia posing, tutto bene, tranne vogliono più condizione. Minchia, sti cazzi. Va bene, adesso andiamo a mangiare. Anche perché la pagliacciata, adesso se la trovo, te la trovo un po' troppo di lato. Ragazzi, avevo già scelto il posto su internet, ma ho parlato col taxista e gli ho detto voglio mangiare il goulash più buono che c'è qua in Ungheria, qua a Budapest. Lui, dopo mezz'ora di strada, mi ha portato in questa piccolissima locanda, non so neanche il nome, e adesso vado dentro a assaggiare questa prelibatezza. Cominciamo così, molto tipico, bellissimo, il proprietario è molto simpatico, su c'è il secondo piano e dove ci sono i bagni, e molto accogliente, mi sto trovando bene, molto bene. Questa è la mia prima birra e niente, alla salute ragazzi, al prossimo vlog, alla prossima competizione, speriamo di salire sempre più in alto. Che andare al ristorante così solo io, per fortuna mi hanno portato una trattoria un po' alla buona. No, del bere e un'altra birra, ovviamente. E le cose belle di questi viaggi, la cosa più bella di questi viaggi è questo,
quello di viversi il luogo che ti ospita, assaggiare il cibo del posto che ti ospita, conoscere le persone, la lingua. Ho conosciuto tanti ragazzi backstage, si è scambiati i numeri, ci aiuteremo a vicenda, c'è chi per il posing, chi per consigli di allenamento, eccetera eccetera. Questo ti fa anche progredire come atleta, come coach, al di là del risultato finale, quindi è sempre buono fare questo tipo di esperienze. Ripeto sempre che la cosa più bella che mi ha dato le gare, al di là delle, per fortuna, numerose vittorie, è stato proprio quello che mi ha lasciato i viaggi. E secondo me non c'è denaro speso meglio in viaggi, non c'è denaro speso meglio per conoscere persone nuove, per assimilare culture nuove, cultura nuova, e questo che ti fa veramente progredire a livello di testa. Intanto il mio goulash. Bread? One moment. Spicy? Yeah, thank you. Ecco il mio goulash. Uno sgarro che a fine manzo con un po' di patate, però assaggiamo. Niente, si presenta così. E boh. Due me la portate. Devo dire, molto speziato, ma niente male, buono, non si capisce cosa sia, patate, boh, mangio, buono. Secondo giro, piatto tipico, non mi ricordo come si chiama, però l'odore è veramente buono, quello alla paprika, c'ho le patatine ovunque, il riso e penso anche qualche fungo. Sembra buono, se vediamo se riesco a finirlo dopo due goulash. Devo dire, carne morbidissima, veramente buona. Funghi, questa salsa si vede che c'è la panna, ma sembra molto leggera. Basmati patatine. Diciamo che uno sgarro. Buono. Ho fatto bene a provare qua. Mai mangiato il patatino col basmati. Prima volta. Sono venuto a fare le conclusioni di quello che è stato la mia esperienza in terra ungherese, Budapest. Ho, diciamo, migliorato leggermente la mia posizione come risultato finale in gara, assolutamente però non soddisfacente e non degno di nota. Arrivati a questo punto, io avevo già in mente di fare la gara successiva, che è quella di Praga, però a un certo punto va fatto un attimo un esame di coscienza, non accanirsi, essere obiettivi. E obiettivamente parlando, non mi recrimino e non trovo pecche in quella che è stata la preparazione, la condizione che ho portato in queste ultime gare, perché assolutamente tirato. Quest'ultima gara sono arrivato anche con il punto vita ancora più contenuto, non ho sudato, ho posato discretamente bene. Quindi non mi posso recriminare nulla, questo vuol dire che devo quello che è il mio packaging, quello che è la mia fisicità, in questo momento non è ottimale per quello che sono i canoni della categoria. Quindi dopo un'analisi, dopo anche feedback da persone del settore molto competenti, decido di sospendere qui la mia stagione agonistica per provare a rigestire e a cambiare la linea ancora, tentando di renderla sempre più AX, quindi puntare sul allargare ancora la schiena, tondare ancora di più i quadricipiti e continuare a lavorare su quello che è sempre stato il mio punto carente, che
però a oggi si è livellato con tutto il resto del corpo, il petto. Il mio focus si baserà su questo, proverò a costruire ovviamente senza prendere troppi chili, sono già al limite con il peso, già faccio fatica a rientrare nel peso, quindi non posso permettermi di aggiungere troppi chili alla mia struttura. Quello che devo fare è ristribuire i chili alla mia struttura, quindi cercare di togliere da qualche parte, togliere un po' di spessore di schiena per allargare. Mentalmente dovrò fare quello. Questo è quello che dovrei fare. Adesso vedrò se avrò voglia di farlo. Sicuramente la voglia di allenarmi non mi manca, non mi è mai mancata e non mi mancherà. Mi allenerò sempre forte. Mi piace allenarmi, quindi questo è quello, la mia vita, quello che farò sempre. C'è da vedere se Simone sarà disposto ancora a rimettersi in gioco. Questo lo parlerà solo il tempo. Si farà solo se riuscirò ad apportare le giuste modifiche, tra virgolette, a quello che è il mio corpo, la mia struttura, per tornare a essere competitivo come lo sono sempre stato. Niente, detto questo ragazzi, spero che vi siano comunque piaciuti questi due videovlog. Cercherò di aggiornare il mio canale con altri tipologie di video, magari allenamento, quello che può essere. E niente ragazzi, mando un grosso abbraccio, un saluto, grazie del sostegno, a presto.